Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan per Maledetti Dadi in compagnia di Manuel e facciamo una partita di prova, la prima partita che ci capita di fare a tutti e due, casualmente si gioca i primi giochi sempre insieme, è cosa buona, a Saga. Saga è un gioco che vedete qui davanti, qui il manuale tradotto in italiano che ora vi dico, della Studio Tomahawk. È un gioco competitivo che sta diventando sempre più famoso in Europa e anche soprattutto in Italia dove fanno tanti tornei. Perché è un gioco fondamentalmente molto facile e che comprende qualsiasi ambientazione mai creata. Quindi noi giocheremo nell'età classica, greci, ateniesi, conte, persiani, ma c'è l'epoca delle crociate, l'epoca dei vichinghi, il medioevo, addirittura forse c'era qualcosa anche sui samurai o lo stanno facendo, fantasy, c'è di tutto. E è tradotto in italiano dalla Vè Editori, che infatti questo regolamento che vedete qui davanti lo potete acquistare dal sito della Vè Editori che trovate primo link in descrizione. Quindi li stanno traducendo tutti e li stanno portando tutti quanti in italiano perché ancora non erano mai stati tradotti, le dovevate ovviamente leggere in lingua originale. Qui davanti facciamo una partita classica a 6 punti. Di solito la prima partita si fa a 4, ma noi si è fatta a 6 perché abbiamo fatto un ordine alla Victrix. Venga, amor mio, s'avvicini. Faccio una carrellata. E giustamente va citato le miniature che vedete qui davanti. In questo caso è uno schieramento dei persiani, epoca Impero Achemenide, che vedete qui davanti. Sono tutte quante miniature in 28 mm della Victrix. Scenari li ha stampati mia moglie, tra l'altro anche lì link in descrizione. Sono stampati in 3D resina e plastica e ve le fa vedere da vicino. Mentre da quest'altra parte qui davanti vedete gli ateniesi. Che poi c'è un po' di tutto perché sono fondamentalmente ateniesi, opliti, un po' di cavalleria, ci sembrano esserci anche degli iloti, e qui davanti vedete capelloni, dal primo all'ultimo, che dovrebbero essere gli spartani. Quindi questi sono a regola, no, forse questi qui sono gli iloti, vabbè, comunque gli spartani No, sono lì nel mezzo. questi sono leve. Ah, dopo Alessandro Magno, Sì. Spartani e questi ateniesi. Ma si è fatto un po' di Un po' di miscuglio. miscuglio. Di 100 Per anni, dai, variare, vabbè, poi ma c'è anche tanto i modelli. greci erano sempre greci. Qui abbiamo stampato e plastificato le due battle board, una dei persiani e una dei greci, che quando acquistate il regolamento d'ambientazione Age of Alexander, quindi da Alessandro Magno, le trovate tutte e sei già direttamente nel manuale ufficiale. Il gioco è un gioco di battaglie. Diviso a scenari, si possono fare battaglie normali, scenari dove si passa di livello, ambientazioni storiche. Noi si fa la classica schermaglia uno contro uno che vince chi 6 turni, chi distrugge l'esercito avversario o chi alla fine ha distrutto più unità. Quindi si fa il conto, ogni volta che te ne distruggo una è un punto. Il regolamento è abbastanza semplice, ma non sto qui a spiegarvelo ovviamente. Si va a fare un tiro dei dadi, che questi qui sono i dadi Saga che abbiamo stampato. Questi qui sono dadi ufficiali per i persiani e quelli lì sono invece dadi per gli ateniesi. È un po' come Warcry della GV. Quando si tirano dei dadi, i dadi vanno messi su questa tabella, sulla battleboard, per attivare le varie abilità. Quindi nel caso se c'è il simbolino di un elmo corinzio, come vedete qui davanti, lo potete mettere qua sopra per attivare questa abilità rispetto che ad altre. Ed è un gioco di battaglie e schermaglie abbastanza veloce. Consiglio spensierato se trovate sempre ovviamente fra i link in descrizione. Se dovete fare un acquisto, acquistate miniature direttamente dalla Victrix perché tutto quello che vedete qui davanti, vi fate una spesa di 100 euro e vi portate a casa 100 e passa miniature. Ovviamente roba di modellismo che poi dovete andare a costruire una dopo l'altra, però comunque sono, come vedete, rendono anche molto bene. Questa è un pochino la fase iniziale, che è la fase di ordini, che è quella che riprende più tempo. Si tirano i dadi Saga per quanti vengono generati dalle truppe, uno per ogni truppa, almeno che abbiano abbastanza omini all'interno, e poi si vanno a mettere sulla battleboard, una o anche in riserva. E quindi sono quelli che ti fanno muovere le truppe, ti fanno fare reazione all'avversario o danno possanza, bonus vari all'esercito. E come vedete qui,
Io ho attivato tutte le mie e piano piano ci stiamo avvicinando. Siamo ancora a distanza lunga, quindi molto di più non ci arrivano nemmeno, anche perché gli archi tirano a distanza lunga. E piano piano ci stiamo avvicinando. Ora tanto poi, a parte questi passaggi qui che non è un tutorial, vi si fa vedere poi più da vicino come funziona il combattimento al momento che ci avvicineremo. Il sangue è ancora lontano. Storicamente la battaglia di Platea è stata vinta da Ateniesi e Spartani. Vediamo se questa volta avranno la meglio, magari i Persiani, e conquisteranno tutta la Grecia. Ora che arrivano un po' di schiaffi, io ho messo 3 dadi attivazione sugli immortali, che sono le guardie o gli eroi, o l'eroe, e uno sulle leve, più 2 combat bonus. Le truppe di immortali che ho sono i cavalieri e vi faccio vedere un'attivazione. Siamo nella fase attivazione. Il mio avversario non si è tenuto dadi da parte del turno precedente, quindi non può usare reazioni contro di me perché non c'ha dadi fino a che non arriva al suo turno. Però non ho tenuti da parte nemmeno io, quindi più avanti potrebbe essere male. Ora levo il primo dado qui di questo, quindi uno di questi lo levo. E attivo questa unità di immortali e li faccio fare. Loro fanno un movimento così e poi vi faccio vedere come funziona. Così devo stare comunque, devo stare a distanza S da un coso. Ok, così. Quindi si muovono tutti così e questa è la loro prima attivazione. Quindi questa è la loro prima attivazione. Poi tornando qua, levo un secondo dado, li riattivo un'altra volta, ma a questo punto prendono un punto fatica che noi andremo a segnare con un dado. Ora a breve mettiamoci questo dado qui, ma tanto dopo ci metto un altro indicatore. Prendono un punto fatica che non comporta niente, ma il mio avversario dopo me lo potrebbe utilizzare contro. Ora che ho attivato questa cosa qui, io vado a fare l'attivazione. Ora questa qui che gliel'attivo contro, visto che attiva. Ah, ce l'hai lì? Visto che fare questo gioco comporta sempre che quando si fa un'attivazione di abilità è sempre attivazione di un giocatore, attivazione di un altro, attivazione di un giocatore sulla battleboard, attivazione di un altro. Ora, visto che io attivo la mia azione, no? E la mia azione è un'azione di carica. La carica è L, quindi lo carico e gli arrivo addosso, ma ho un punto di fatica che il mio avversario potrebbe usare contro di me. Quindi questo punto fatica, se lui deciderà di togliermelo, in questo caso può prendere o lui più uno al tiro armatura, ok? O mi può dare a me meno uno al tiro armatura, ok? Puoi aumentare la tua armatura di uno. La tua armatura di uno, solo il tiro, ovviamente, questo qui nel caso del corpo a corpo. Ridurre di uno l'armatura nemica, ok? O potevi sostituire un mio righello per la carica invece da M o L e farlo passare ad S, ma tanto ti arrivava uguale il corpo a corpo, capito? Lo potevi fare in Sì, altro sì. caso durante un movimento. Lo vuoi togliere questo Perché qui? io ho più una difesa. Ok, lui lo toglie e si prende più uno al valore di armatura. Ti metti in difesa, però ricordati che poi c'è il malus a colpire, però vai ancora più su di armatura o no? Ma non è soltanto una reazione? No, 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 lo puoi fare, lo possa fa sempre. Allora sì. Sì. Lo fai? Sì. Ti metti in difesa, quindi quanto ci avrebbero loro di armatura di base? Mi Due. sembra. Loro hanno armatura 4, però mi ha levato una fatica, si è preso più una all'armatura e in più del fatto che si è messo in difesa ha preso anche un altro tiro armatura di più 1. Quindi per quanto sono leve hanno armatura 6. Io ora devo tirare i miei dadi, questi qui, e ognuno di loro ne genera 2. Quindi 2, 2, 2 e 2 sono 8. Soltanto 6 sono colpi che andranno a segno. Quindi li tiro. E toh, strano da parte mia. Due. Almeno 2 ci sono. Questi hanno mancato. Ora, nel corpo a corpo, te per questi qui, per schivarli, devi tirare 5 più. Non c'è armatura perché l'ho già passata. 5 più. Mentre se ti tiro con le frecce è al 4. Quindi col 5 li salvi, se no vanno giù. Ok, Ok. 2-4, precisi. 2, 2, 4. Quindi non li togliere ancora. Ricordiamoci, i 2 sarebbero morti di qua. Però lui mi deve fare il contrattacco. Perché ovviamente c'è anche il. Mettiamoci questo per ricordarselo. Il contrattacco. Loro sono leve. Sono, giusto? Sì, leve con le lance. Leve con le lance, quindi hanno metà degli attacchi che avrebbero Quindi in normalmente. totale 6. Quindi in totale sono 6. Fammi 6 attacchi. E io d'armatura ho, se non erro, ho 5. Però aspetta un attimino. Anch'io, dov'è che l'avevo messa? Un combat bonus, questo qui, no? Tolgo. E mi do
La metto qui, che sono quelli sprecati, e mi doppio una difesa. Quindi ora anche io ho difesa 6. Vai. Quindi vediamo cosa esce fuori. Becchi solo col 6. Ok, uno ha colpito. Io devo tirare anch'io in corpo a corpo, è sempre uguale, devo tirare 5 più. Ce l'ho fatta. Quindi ora il combattimento è finito, te togliene due. Io non tolgo nessuno e il combattimento l'ho vinto, ok? Quindi ora che ho vinto il combattimento rimane qui, a meno che io ancora una volta, visto che ho un altro dado, non li vada a riattivare ancora. E se li vado a riattivare mi prendo una fatica che te mi puoi sfruttare contro, però te li riattacco un'altra volta. Questo un po' è il passaggio del combattimento. Siamo andati molto avanti, cioè giocatori in rabbia, la prima partita. Cosa importante è tenersi sempre da parte qualche dado, perché almeno poi quando l'avversario fa una mossa te li usi una contromossa subito, no? Una controreazione, non contro corpo a corpo e tutto. Noi siamo andati molto avanti e per ora su questo versante di qua ho sfondato. Sono riuscito ad entrare con la cavalleria che poi sono le mie guardie, quindi dopo l'eroe sono quelli più forti, gli eroi fermi tra l'altro. Vabbè, nell'antichità l'eroe non combatteva, era difficile, dava gli ordini, Stato. dava gli ordini. Infatti, vedi qui c'ha lo scudo per terra, bello Qui ho tranquillo. sfondato, sono entrato, ci ho messo 4 turni, non gli ho ancora ucciso le leve. Abbiamo deciso che quell'omino lì è Achille. Achille, lui In una è campagna lui si sarebbe stato promosso. promosso, passato di livello generale, lui non fa più nulla. Però vabbè, qui abbiamo subito cioè, ho subito una Vai. carica, poi ci siamo picchiati, guerrieri contro guerrieri, quindi guerrieri a piedi e cavalleria. Siamo fermi in uno stallo. E di qua, vabbè, gli arcieri hanno provato a fare un po' di tiro. Diciamo che questo versante qui, tutta la partita, non si è nemmeno utilizzato Ho praticamente. schiantato all'inizio le guardie che mi ha con cui mi ha Di caricato. qua hanno combattuto un pochino. Poi, come detto, non è un video tutorial, però la cosa importante è che tutti i dadi che andate a tirare, è bene sempre qualcuno tenerne da parte e sfruttare la fatica dell'avversario. Come conclusione, tanto ora si finisce, siamo un pareggio. Io ho perso 3 dadi attivazione, 3 dadi saga, lui ne ha persi 3. Le truppe morte, si è detto finiamola qui, finisce in pareggio. E come gioco molto veloce, devo dire la verità, Velocissimo. però secondo me la sfumatura tattica non l'abbiamo presa, perché noi siamo molto attivo, pompo pompo pompo, poi arrivi in fondo, fai non c'ho più dadi, ora tocca a lui, le tocco, cioè perché non posso dare potenziamenti a niente. Però comunque è un gioco veloce, bello, e la cosa che mi calma in assoluto di più, ma cioè cosa che vorrei anche in tanti altri giochi. Quando viene caricato in tanti altri giochi, anche in One Page Rules, fai, vai, sono rovinato. No, qui contrattacchi anche. Quindi se ti carica un'unità, te contrattacchi, ci sta che gli fai più danni di quelli che ti fanno loro e magari vinci il combattimento, anche se ti ha caricato lui. Quindi è molto rischioso caricare qualcuno e direi che questo saga, portalo in testa, è passato a pieni voti. Ricordo che i manuali tradotti in italiano sono della Vae Editori, che trovate il link in descrizione. Se vi interessa ordinare qualche scenico stampato in 3D, link in descrizione della pagina Facebook di mia moglie per fare gli ordini, che rendono comunque il tavolo molto più bello. Game mat che vedete qui sotto della Pre-Work, molto bello in neoprene, quindi sono di quelli antiscivolo per i dadi e per le truppe. E tutte le miniature sul tavolo, in questo caso truppe dell'antichità greci e persiani, sono della Victrix, anche loro link in descrizione, quindi sono veramente molto belle. Vuole dire qualcosa, mio sfidante? Che ho sbagliato a mettere i dadi. Ecco. Ne ho messi due per dare il bonus. Se ne mettevo uno qui, ne avevo un dado in più. Come dicevamo, appunto, all'inizio la parte tattica ce la siamo dimenticata. Cioè, praticamente abbiamo combattuto una battaglia dove Leonida era Briao. No, perdonè, Leonida era Temistocle, era Briao. E Re Serse era rincoglionito. Quindi è stata una battaglia. Però, A che puoi prendere il dire, sole, eh? andiamo a A prendere il prendere il sole, sole. non hanno mai combattuto, però Sono mossi una volta e poi si sono tutto fermati. sommato un po' di schiaffi sono volati e va bene così. Abbastanza. Dai, promosso, Promosso, promosso. promosso, promosso.